11 marzo 1947. Lucky Luciano è stato arrestato alcune sere or sono a L'Avana. Aveva abbandonato illegalmente l'Italia, dove era stato deportato dalle autorità americane. Si trova attualmente nella prigione dell'Avana e tra poche settimane verrà rispedito per aereo in Italia. Avvicinandosi alla porta della sua cella e osservando il prigioniero attraverso il finestrino, si poteva vedere come stesse sdraiato sulla branda a leggere un grosso volume di oltre 1000 pagine, che un secondino disse essere un'opera di H.G. Wells. Era tranquillo e sorridente e non sembrava davvero molto afflitto di dover ritornare così presto nella sua patria d'origine. Dalla natia Sicilia emigrò all'età di 9 anni in America e dopo poco tempo entrò a far parte di una delle più celebri bande di gangster degli Stati Uniti, chiamata la Gang dei Guaglioni, formata quasi interamente da giovani napoletani, calabresi, pugliesi o siciliani. Dopo la fine del proibizionismo, Lucky e i suoi compagni si trasformarono in racketeers della prostituzione a New York. Finalmente le autorità riuscirono a raccogliere prove schiaccianti contro di lui e lo arrestarono. Il suo processo fu sensazionale. Numerose ragazze testimoniarono di avergli dovuto pagare somme ingenti per essere da lui protette. Il gangster fu condannato a 10 anni da scontarsi nella famosa prigione di Sing Sing. Dopo aver scontato alcuni anni di pena, fu graziato e inviato in Italia, dove sbarcò ai primi di marzo del 1946. La storia della sua liberazione è molto misteriosa. Si disse a suo tempo che Lucky era stato graziato per servigi resi alla nazione americana durante la guerra. Carlo Lucky Luciano sbarcò quindi a Napoli, dove la polizia italiana prese le sue impronte digitali e i suoi dati somatici, lasciandolo poi libero di recarsi dove avesse voluto. A un giornalista che gli chiedeva se avesse ripreso la sua attività di gangster, Lucky Luciano rispose molto argutamente: «Non lo so ancora. Prima visiterò il mio paese, poi vedremo. Tuttavia, mi sembra più difficile essere un nemico pubblico numero uno in Italia che in America. Qui c'è troppa concorrenza. Quanto alla tratta delle bianche, nella quale sarei specializzato, dopo quello che ho visto nel porto di Napoli, credo che tutto sia già fin troppo ben organizzato qui». E forse, proprio per questo motivo, Luciano si decise ai primi di ottobre a fuggire dall'Italia. In circostanze molto misteriose raggiunse Cuba, prendendo domicilio a L'Avana e instaurando un traffico sospetto. Gli Stati Uniti, come è noto, sono i principali fornitori di narcotici di Cuba. Ma l'invio di queste droghe è naturalmente condizionato al solo uso medicinale. Ora, Harry Heslinger, controllore americano dei narcotici, annunciò alcuni giorni or sono che nemmeno più un grammo di quei farmaci sarebbe stato inviato a Cuba, fino a che Luciano fosse rimasto nell'isola. E ciò perché Luciano era stato coinvolto a suo tempo in un losco traffico di stupefacenti. Immediatamente dopo questo avvertimento della Commissione Americana del Narcotraffico, la polizia cubana si mise sulle tracce di Luciano e attese che egli uscisse dalla sua villa lussuosissima, salisse sulla sua automobile con due guardie del corpo e scendesse in un piccolo bar della periferia di L'Avana. A questo punto i poliziotti piombarono sul gangster, che non oppose alcuna resistenza. Dopo alcuni giorni di prigione, Lucky verrà inviato in un campo di immigrazione nelle vicinanze della città, dove attenderà l'inchiesta delle autorità sulla sua attività e la nuova deportazione in Italia. Aprile 1947. Genova è atteso per il pomeriggio di oggi l'arrivo con un piroscafo turco del famoso viceré di New York Charles Lucky Luciano, che per la seconda volta nello spazio di un anno le autorità americane rimandano in Italia. Lucky fu amnistiato dopo la guerra per servizi speciali resi al governo. Le autorità americane non hanno fatto alcuna comunicazione alla magistratura italiana sulla condanna a 35 anni inflitta a Luciano. Questi risulta qui incensurato. 12 aprile 1947.
Genova, il Bakir, nave turca da carico, di circa 800 tonnellate, è giunto in vista di Genova stanotte ed ha sostato al largo in attesa dell'alba per entrare in porto. Ma l'alba non era ancora spuntata che una veloce lancia della polizia usciva dal porto e andava ad accostare la nave. Una decina di uomini, al comando di un maresciallo della polizia portuale, saliva a bordo e si presentava all'ufficiale di servizio. Questi, benché parlasse soltanto il turco e un poco d'inglese, capì subito ciò che i nuovi arrivati volevano e li accompagnò sollecitamente in una cabina che, contrariamente alle altre, non portava numero. Un minuto dopo, Lucky Luciano, il gangster che l'America non vuole più tenere e che faceva il viaggio di ritorno in Italia, veniva svegliato, invitato a vestirsi e a seguire la polizia. «Non me l'aspettavo», mormorò il Luciano in un gergo siculo inglese. Presentò le sue carte, erano in regola, e chiese di poter scendere liberamente, come qualsiasi altro viaggiatore. Ma la polizia aveva ordini precisi, che venivano dal Ministero degli Interni. Lucky Luciano, al fine di evitare qualsiasi curiosità, doveva essere fatto scendere di nascosto, prima che la nave entrasse in porto, e tenuto a disposizione delle autorità. Al nostro uomo non restava che chinare il capo e fare le valigie. Ne aveva quattro, assai voluminose, che furono trasbordate sulla lancia della polizia. E mentre la nave attendeva la luce del giorno per imboccare il porto, Lucky metteva piede a terra con un anticipo di 3 ore. Una macchina lo attendeva e lo portava via sollecitamente. Il Luciano è un uomo sulla cinquantina, robusto, dal colorito bruno, con un naso di notevoli proporzioni. Si esprime in siciliano o in inglese e ora attende, rinchiuso in cella, di essere accompagnato al paese natale, in Sicilia. Non è in stato di arresto, come gli è stato spiegato subito. Quando Luciano partirà per la Sicilia non è ancora noto, né come vi sarà condotto. 13 aprile 47. Dopo nemmeno 24 ore dall'arrivo dal suo lungo viaggio, il siciliano Salvatore Lucania, detto Lucky Luciano, ha concesso la prima intervista ai giornalisti. State a sentire, sillaba in perfetto dialetto siciliano. Ho cominciato dal nulla, strillone ero. La sua voce rimbomba nello stanzone nudo, velata forse dalla punta di orgoglio comune a molti self-made men. Vita dura e magra, dice, stirando i gomiti sul pancone. Indossa un completo grigio di gran taglio, di lana oltreoceano, una qualità che si vede dalla morbidezza delle pieghe. Guadagnavo appena da vivere, prosegue, poi mi feci coraggio, misi su con altri un'impresa di costruzioni, andò bene, guadagnai e allora aprì un negozio di biancheria per signora, un successone. Ma cominciarono i primi guai per via di una cooperativa di consumo che avevo fondato per favorire i miei dipendenti. Entrai in lotta con alcune associazioni sindacali. Era un brutto gioco, ma tenevo duro bene. Feci dell'altro, prosegue sempre compassato. Feci ciò che tutti gli italiani d'America sanno. Italiano fra italiani. Bisognava tenere sulle carte nostre. Per conto mio non ho mai rinunciato alla cittadinanza. Sono italiano. Per gli altri, capite, ero un grosso bastone fra le ruote, ero diventato il cane da ammazzare. Ricorderete la lotta elettorale di Dewey's, e Dewey's era uno dei miei avversari più accaniti. Ebbene, lavorai parecchio. Se negli Stati Uniti si contano 90 sindaci italiani, il merito è in gran parte mio. Bene, imbastirono una campagna di stampa diffamante, feci salti mortali, non valse a nulla. Si riuscì a processarmi e a condannarmi. Ecco tutto. Salvatore Lucania si soffia ogni tanto il naso. Al momento dell'invasione del continente, dice, si pensò a me, conosco molto bene la mia isola. La motivazione reca esattamente per aiuto prestato nella guerra di liberazione della Sicilia. Mi si condonarono per tutto ciò 25 anni di carcere. Significa la libertà, ma non così volevo uscirne. Desideravo una revisione del processo alla Corte federale. Ebbene, fu impossibile ottenerla. Vedete, i miei nemici mi perseguitavano ancora. Dichiarato individuo indesiderabile negli Stati Uniti, ho scelto di tornare al mio paese. E finalmente ci sono arrivato, dopo essere stato messo alle porte da almeno una mezza dozzina di stati. La questura italiana mi ha persino concesso il porto d'armi. Detto ciò, Lucky Luciano si è alzato in piedi.
Mi hanno accusato di essere un gangster, di essere un mercante di carne umana. Menzogne. Non ho mai rubato né ammazzato. Ho sempre tenuto un contegno morale ineccepibile, sotto tutti i punti di vista. Perché sono qui? È quello che mi domando io stesso. Spero di uscirne presto, libero cittadino, in regola con le leggi. 16 giugno 1947. Palermo. Le voci corrono presto in questa città. Che Lucky Luciano sia un capo mafia e abbia nelle mani tutta la mafia della Sicilia è ormai una storia che nessuno riuscirà a togliere dalla fantasia popolare. Anche volendosene stare in pace nel suo silenzioso albergo fuori dal centro, continuando a rifiutare le visite dei fotografi e dei giornalisti, Lucky Luciano non riuscirà a smentire la voce che la mafia, sotto di lui, sta organizzandosi secondo i sistemi che gli hanno insegnato a Chicago e a New York. Pochi personaggi sono stati talmente discussi in questi ultimi tempi. Rispetto a lui Giuliano fa ridere ed è già del tutto dimenticato. Tutte le curiosità, le attenzioni, le apprensioni, le paure, le devozioni si sono dirette verso costui. Infatti, su questo pare non ci siano dubbi. I capi mafia gli hanno fatto visita prosternandosi come dinanzi al nuovo califfo. Lucky Luciano, che ha abitato all'albergo delle Palme sino a domenica scorsa, è partito improvvisamente per Capri. L'indesiderabile Lucky Luciano è stato una volta tanto indulgente con i fotografi. Eccolo a Napoli, allo stadio del Vomero, accanto al pugile Morabito, un amico che egli ha voluto applaudire ed incoraggiare durante la sua prova sportiva, risultata vittoriosa. 19 agosto 47. Capri annovera fra i villeggianti anche Lucky Luciano, che ha preso dimora in un grande albergo che solitamente ospita i grandi personaggi internazionali. Con lui sono il suo sottosegretario Bussetto, tre aiutanti ed alcuni amici siciliani. Luciano fa una vita molto tranquilla, i villeggianti di Capri ora non vi fanno più caso. Dicono anzi che Lucky non dà noia a nessuno e che a Capri appare il meno fuori legge di tutti. Luciano passeggia per l'isola in calzoncini blu e maglia a righe bianche turchine alla marinara. Di solito va a prendere il bagno ai faraglioni, portando con sé gli strumenti per pescare nel magnifico Golfo di Napoli. A Capri c'è anche Charles Poletti. Talvolta i due italoamericani si imbattono sulla porta dell'albergo. Lucky Luciano e Charles Poletti si salutano cortesemente, ma danno ai loro cenni un'aria di rispettoso distacco.